Chi si ricorda Mino e la sua banda partigiana, tra i primi ribelli sui monti in Val Seriana, gli espropri a chi ha rubato la caccia alle spie. Oggi non con chi vuol tracciare la tua via. C'è chi sa che passi fare e qual è il giusto sentiero quando devi alzar le mani o combattere davvero. Non lo vuoi capire e serve un giusto esempio per il tempo a venire. Basterà il silenzio. Nicola e gli altri russi, dal Guglielmo al Maniva, da soli il primo inverno in quelle baite tra la neve, ma già in estate cacciano il nemico dalla valle, col paese che li aiuta coprendo loro le spalle. Troveranno le parole e una voce che non trema per dare una ragione a quei colpi nella schiena, un incontro, un rifiuto, un impegno tradito, poi solo menzogne e nome di bandito. L'alpino di Temù torna dal fronte d'oltremare, sapendo bene questa volta chi sparare, poi la scelta di parte che lo lascia da solo e quel patto tra nemici che lo schiaccia contro il muro. La famiglia schiantata, un tronco senza rami, preso e rinchiuso da altri partigiani, un processo, un tranello, la sua vita dentro un fosso, una raffica di mitra sulla strada verso il passo.